Avete visto che veduta? Ma questo è uno spettacolo. Questo è un appartamento particolare, avvocato. Oggi di case così e ce ne sono pochissime a Napoli. E questo è il momento di fare affari. Sì, voi ce l'avete ragione, però l'appartamento è completamente da ristrutturare. Proprio completamente no. Diciamo che le tinture sono un poco da fare. Ma parlate così. Sì, e c'aveva i capelli neri e bellina assai, perché mio zio ogni volta che parlava di Anna mi si illuminavano gli occhi. Ma scusate se vi interrompo, ma voi avete parlato proprio di Don Gennaro e Anna Maria. Don Gennaro abitava proprio in questa casa. E la signora Anna Maria è quella signora che prima stava affacciata là. Oh, mamma mia. La signora... Ecco, metà ci stiamo, Ma adesso vi mettete anche a lavare i panni. Signorina mia, che volete fare? Mo vedete, dopo questa colata, c'ho questi panni da rinacciare, poi devo cucinare, e fino a stasera, io ti voglio, quando ti cosi esce da me. Stamattina, si è esciuta, e non ha trovato il ciabatto vicino a lui, ha fatto arrutare la casa, e poi se ne è chiuso sbattendo la porta, e mi ha detto, tu non mi hai mai compreso. E certo, ha ragione. Gennarino è stato sempre un animo sensibile. Se ne ha accorto ambresso. No, quello è sempre stato. È un artista, del resto come me. Abbiamo fatto la casa delle belle arti. Tu, ma sei bella mamma. Ma che è stato? Mamma, gli tenga fame. E tu ti hai fatto chi lo suppone stamattina? E tenga fame, che c'ha fame? Pare in da Clarenza, in da cucina, c'è sta una fetta frittata da ieri sera, ma mangiate una bella mamma. No, già me l'ha mangiata. E non ci ha fatto niente. Ma figlia mia, tu ti devi far visitare, e questo spugnolo! Tu state zitto, io voglio mangiare, ma mi pare e piace. Tu sei scostumato e Lazzaro, e sono cretina io che ti do pure confidenza. Mamma, mai tenga fame! E va buono, tu che... Scusate, ma voi fate sempre casa, scuola, casa, ma non vi annoiate? Eh già, ma è da poco che mi sono trasferito da Caserta, qui a Napoli, e non conosco ancora nessuno. Ah, e allora io che ci sto a fare? E che ne so? Di vincente? Ah no, credo che non avete capito. Sinceramente no, non ho capito. Volevo dire, cosa ci sto a fare io qua per voi? Come per me? Sì, per voi. E allora sapete cosa facciamo? Che facciamo? Facciamo che uno di questi giorni, prima che comincia la scuola, io vi porto in giro per Napoli e vi faccio da cicerone. Sentite, don Matteo, io prima di questo ho inventato altre cose, diciamo, di non tanta utilità commerciale. Tutte piccole invenzioni che ho applicato in casa mia. Veramente? Sì, per esempio, ho inventato il sistema per non far ammalare i meloni che si appendono al muro fuori al terrazzo per Natale. Come sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Voi quando appendete il millone fuori al terrazzo, quella parte che tocca in faccia al muro, s'embrace, s'ammalla, come diciamo noi. E già. E quando andate a mangiare proprio quella parte che toccava vicino al muro, è amara. Sì, è come il veleno. No, è come il file. Esattamente. Tanto che cercavo, tanto che studiai, tanto che pensai, e la scintilla, e vedi l'idea, trovai il sistema. Mamma mia, caro Gennarino, tua moglie è diventata proprio insopportabile. Hai ragione. Caro Don Matteo, qua c'è mio fratello presente, e lo sa per il passato quanti partiti ho scattato, ma adesso pur di andarmene da questa casa, sposerei chiunque. Perciò chi tenesse qualche intenzione per me, commette a parte la gelosia, quello che volete voi, io passo sopra ogni cosa, età, condizioni, difetti fisici. Insomma, pur di andarmene da questa casa, mi sposerei chiunque. Permettete, Don Matteo? Prego. Ma chi se può scordare
voi ci ragionate senza parlare, senza parlare, non mi riciterò, è stato per un po' come ricchi, come voi, come saggi. Non c'è! Stavo portando la serenata alla ragazza e la cantava sempre a mia moglie, ti ricordi? E ballam! Ma fanno male i piedi! Divertimci e cantam! Ah, gli si può scordare, non c'è che ragionare senza parlare. Non mi riuscite no, e stanno a cosa, come dici, come vogli, come sacci, za, za! Bravo, consigliere, bravo! Concetta, questa è venuto un russo sabunare. O sabunare? Come quello che compra la roba vecchia. Ah. Va bene. Giusto, mo. Scusa, quello è venuto con quel sacco così pesante. I mosi ci dicono una cosa, questa, quello sa dove mi manda. Va bene. Ma io che fa? Ma boia, fallo trascia. Gennaro, mi sono dimenticata. È venuto quel signore di ieri, aspetta, come si chiama? Ah, sì, l'ingegnere Aiello. Aiello, l'ingegnere? Fallo salire immediatamente, fallo entrare. Quello è l'ingegnere che caccia i soldi per perfezionare la mia invenzione. Si chiama Aiello? Aiello, sì, Michele Aiello. E come vi piace a perdere il tempo a voi loco? E perdo tempo con c'è e non mi porto ogni rasiccio. Io ti porto sfortuna, ma chi ti pensa? Vieni, Atras, vieni. Madonna, signore, gli scala non fa nemmeno il chiudo, non fa niente. Ah, non te la mandava, perché gli scala fanno bene. Oggi sei tu che fanno bene le scale, poi sei tu che non fa con quel spazio. Mamma mia, caramba, che calore che fa con... Ma allora tu la niente tiene per vizia. Signore, quale vizia, quale vizia, signore, io avessi trappato solo perché vengo fino a cangoppa, questa è trappata. Te lo dico subito, Si sì, è venuto con l'intenzione di accattare Parigi per 3 soldi. È meglio che te ne vai, io la porto sta là. Ma chi va in te voglio accattare Parigi per 3 soldi? Ma che te ne dai? L'apparecchio che vedete qui illustrato serve ad evitare le bucature alle gomme delle automobili. E quale? Quale? Qua, questo! E questo... Questo cosa? Questo! Scusate, ma voi dove guardate? Bellissima! Simo! Certo, Simo, voi dite Simà, scusate! Abbiate pazienza! Sì, bellissimo, ma a che serve? Oh mamma mia! Rivediamo! Ad evitare le bucature alle gomme delle automobili e mo facci niente poco. È la terza volta che ve lo diciamo. Io lo vorrei chiamare parapanna buco. E come funziona? Ecco qua. Questa è la domanda giusta, precisa, pertinente. Andate avanti, come su. Allora, vicino alle ruote. Ecco qua. Ecco qua. Però ora ci vorrebbe un altro bacio. Sì, un altro bacio. Sì, eccolo. Va bene. E poi, come si dice, non c'è due senza tre. E ha ragione l'ingegnere. Non c'è due senza tre, va bene. Siete contenti? Preferita! Un altro bacio! Avete voluto voi però! Siete pacienza! Datemi una mano a voi! Ma come già mi girava la testa! Siete pacienza! Non a te! Tutto a posto! Piano!
È una concetta che spasso, vostro marito mi ha dato tanti baci. E la signora ha avuto un bacio da me? E mo mi pare che basta, perché ogni bel gioco dura poco. È una concetta, ma siete gelosa? Signori, sono tre mesi che tu non stai a comendo. E mo mi pare che basta. Cos'è? No, però vi dovete tingere pure i capelli. Quello poi che ci vuole. Una scudaletta di camatina nera, giusto? Ma con la luce. E brutta, 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 brutta. Avete proprio ragione. Don Gennaro, mettetevi così. Però manca ancora qualcosa, un bel paio di guanti di seta. Eh già, giusto, un bel paio di guanti di seta. Eccoli pronti. Guardate che finizia. Ecco qua, un bel paio di guanti di seta. Donna Concetta, qua sta Gennariniello. Lei, ma voi a chi lo credete sfruguliare? Voi sapete che io, femmina e buona, tengo il cuore e lo piglio a pacchera a tutte e due. Marita mia, e non mi sento. Marita mio, ghiatami, donna Concetta. E chi va a scordare, senza parlare, senza parlare, a me guardate sì, è stata ben poca.